Sotto questo sole, bello imitare, no, casomai, sotto questo sole è difficile imitare, ma io ci riesco, perché tanto mi giustifico. Adesso imitiamo il grande Chico Moccia, il grande Chico Moccia. Beh, Simo, io ti ringrazio tantissimo per avermi coinvolto, però questa cosa dei varianti ci fate frittate, questa cosa qua dei varianti. E grazie di tutto, grazie per queste perle, grazie per questa maniera qua di farci divertire con queste imitazioni. Oh, mi sento onorato a essere imitato da una persona come te. Ma adesso potremmo pure passare a un grande mito che tanti disprezzano perché dicono che lui fa cose sataniche. Ma invece no, vai Achille o vai Lauro perché. Achille Lauro è il nome d'arte, Lauro è il nome dell'anagrafe. Beh, mo vi ringrazio tantissimo pure io e ringrazio Simo per interpretarmi perché è una cosa difficile e ringrazio moltissimo pure per il fatto che mi ascolta tutte le canzoni e vorrei tanto cercare di sapere. Perché ora lui ha preso di mira tutte queste varianti qua, cioè tutte queste varianti, l'Aurelio. Ma prova a cambiare, tanto una stazione di servizio c'è pure là, quella Livorno Est, l'hai visto? Livorno Est. Perché proprio qua a Livorno Ovest? Di che te ne fai? Vabbè, comunque l'importante è che ci fai divertire, perché tu sei un ragazzo divertente, Simone. Sei un ragazzo davvero divertente. Adesso diamo però la parola al mito, a quello che ha fatto la parte del papà di Michele, io non ho paura. Vino a Brescia di cognome. Beh, Simo, grazie mille per questo fatto qui che ti piace tanto imitare le persone. E soprattutto sono molto contento che in questo momento tu stai interpretando me, che è una cosa che ho sempre desiderato, che qualcuno mi interpreti. Se volete vi rifaccio una scena di Io non ho paura, in modo che così vengo interpretato meglio. Allora, ascoltami bene. Non sto scherzando, Michele, stammi a sentire. Se tu torni di nuovo là, io ti ammazzo di botte. Michè, se tu torni di nuovo là, quelli gli sparano in testa e la colpa è tua. E sono proprio contento che ti sia rimasta impressa questa scena. Mi fa ridere pure a me perché io essendo una persona buffa e tutte quelle smorfie mi hanno reso ancora più buffo di come sono. Grazie Simo, grazie. Grazie a te Dino, è stato un piacere imitarti, come è stato un piacere imitare gli altri due, Chico e Achille. In maniera particolare però te, grande Dino, quando facevi tutte quelle smorfie lì nella parte di quando hai sputtanato Michele che voleva cercare di liberare il povero Filippo. Ma poi mi ha fatto anche ridere quando hai detto questa frase qui. Ma dove sei state? Ma vai, gira e gira, ma sai che ore sono? E nessuno sapeva più dove stavi. E tua madre ti è pure venuta a cercare. Michè, tu la devi smettere di fare come cazzo ti pare a te, chiaro? Se no, se vuoi fare come vuoi tu, è meglio che te ne vai. Vattenne! Vattenne! L'ha detto un po' meno acuto, un po' meno incazzato e faceva meno paura di come l'ho fatto io, però, visto che qui c'è gente ora lì che fa benzina, è vero che qui è un punto isolato, però ogni tanto ci viene qualcuno qui. Tra chi deve fa benzina, infatti una macchina lì se ne sta andando. Meno male così mi lasciano fare le mie cose in pace, non li sopporto tutti questi che vengono qui, ti guardano e ti costano, come anche quelli, sembrano quelli che ti vedono senza la musura al supermercato, senza la mascherina al supermercato. Mamma mia. Ma cosa ci avete da guardare, ragazzi? Cosa ci avete? Lo so che sono un bel ragazzo, però non vuol dire che tutti mi dovete mettere l'occhio addosso. Mamma mia. Comunque vabbè, vi adoro, vi adoro.
siete tutti forti, vi ringrazio tantissimo, vi mando un bacione e un abbraccione, faccio un esperimento qui sul sole per vedere se non mi modifica lo sguardo. Buon divertimento!